Sono 20 le persone iscritte nel registro degli indagati per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto scorso e che ha causato la morte di 43 persone. Sono dirigenti della società Autostrade, ingegneri e responsabili del provveditorato e della SPEA, società che si sarebbe dovuta occupare della manutenzione del ponte, e poi anche dirigenti ed ex dirigenti del Ministero dei Trasporti. Omicidio e disastro colposo sono due delle accuse con cui la Procura di Genova ha fatto partire le informazioni di garanzia. Per gli inquirenti tutti sapevano dei rischi che correva quel ponte malandato, soprattutto i tiranti, quelli che cedendo avrebbero provocato il crollo della struttura. Una situazione ben nota, dimostrata dai messaggi e dalle email contenute nei telefoni e nei PC degli indagati, sequestrati e controllati dalla Guardia di Finanza. Tra le persone raggiunte dai provvedimenti spiccano i nomi di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, concessionaria che gestiva la Genova-Savona, compreso il viadotto realizzato dall'architetto Morandi all'inizio degli anni 60, e Roberto Ferrazza, provveditore per le opere pubbliche di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Genova avrà un nuovo ponte al massimo tra un anno, ha detto oggi il governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha presieduto un vertice in regione con tutte le parti interessate alla ricostruzione. C'era anche l'architetto e genovese doc Renzo Piano, sarà suo il progetto del nuovo viadotto. Dovrà durare 1000 anni, ha detto, e per questo sarà costruito in acciaio. Avrà 43 lampioni in ricordo di ogni vittima della tragedia del 14 agosto. Intanto è stato reso noto un nuovo video girato da un automobilista 7 minuti prima del crollo del viadotto, dal quale si intravede un'inquietante crepa che percorre interamente in senso orizzontale uno dei piloni del ponte Morandi.